E oggi cucina con Cerra, siamo tornati in questa live serale. Prepariamo le verdure al forno ripiene. Ciao a tutti ragazzi, buonasera, buonasera. Mi è partito così l'embolo di fare una bella live. Professoressa, buonasera, avevo voglia di fare una bella live insieme a voi, in compagnia di quanta bella gente, quanta bella gente. Ah ragazzi, verdure ripiene al forno, molto semplici, genuine, non tanto però, perché noi ci mettiamo dentro un po' di porcate, quindi giusto così. Allora, le verdure in questione saranno peperoni, cipolle, zucchine che sono in frigo, il ripieno invece lo facciamo di riso, würstel e scamorza. Uovo e pangrattato anche. Bene, ragazzi, quindi ho messo già sull'acqua per il riso, ho già messo sull'acqua per sbollentare le zucchine e le cipolle. Mentre noi ora ci prepariamo i peperoni e le zucchine. Voilà, allora ragazzi, zucchine ce le abbiamo qua pronte. Pesiamoci già il riso per dopo. Allora, direi di farne, questo è molto buono, ne facciamo 250 grammi circa. La bilancia va. Voilà, tutto il pacco, perfetto. Perfetto. Ah, ragazzi, ci siamo, ci siamo. Tanto come state? Spero tutto bene. Spero che avete passato una buona giornata. Professore, anche lei, buonasera. Oggi prepariamo le verdure ripiene di riso, würstel e scamorza al forno. Ora cominciamo a preparare. Già la professoressa mi chiede, Cerrato ci fai vedere subito? Allora, voilà, eccoci qua. Ah, di menù, professore, abbiamo queste verdure ripiene al forno con risotto, scamorza. Ci facciamo un buon secondo, bello farcito, bello pieno. Così, piatto unico. Voilà, allora. Cosa faremo noi adesso in questo momento? Prendo un coltello, intanto qua l'acqua già quasi bolle, per non rovinare il nostro peperone, non lo tagliamo solo la parte sopra. Vedete ragazzi? Così rimarrà vuoto all'interno, adesso tolgo questi semi, verrà vuoto all'interno e lo facciamo con il riso e poi tutto il resto. Quindi prendiamo una ciotolina, sono un po' stremato perché oggi mi ho fatto laboratorio, quindi non smetto più di cucinare. Pensate, oggi ragazzi, mi è successo un po' balordo sono, mi sono tagliato tutte e due le mani con il pesce, con le loro branchie. Mi sono tagliato sia qua che qua. Pensate un po', che roba. Facciamo due gialli e due rossi, tanto li mangiamo solo io e mio fratello, quindi i miei non piacciono tanto alla sera, Veroni. Quindi ce li mangiamo solo noi. Buonasera a tutti, ragazzi, buonasera, scusate se non mi saluto, che sono un po' concentrato. Sempre un piacere avervi qua, in compagnia. Bene, gli diamo una sciacquata e poi possiamo. E là, quanta gente, 7 persone, madonna mia.
Possiamo passare alla cipolla, volevo dire. Bene, allora, buttiamo via gli scarti. Passiamo alla nostra bella cipolla che taglieremo a metà e la sbollenteremo. Togliamo ovviamente la buccia, senza piangere. Ho scoperto solo oggi la funzione che si può dare il titolo alle dirette, quindi ci sta. Ragazzi, su TikTok comunque è anche alla fine un po' utile. Ho visto che per togliere la buccia facilmente alle cipolle bisogna tagliarla a metà. Io questa roba non la sapevo. Ero lì a trigare con la cipolla intera. Invece, con la cipolla a metà, vedete ragazzi, la togli molto più facilmente. Voilà. Cioè, una cosa incredibile. Facile, veloce. Quindi se tagliamo a metà, togliamo un po' il centro, che ci sarà un po' per la farcitura. E teniamo un po' il fuori, lo sbollentiamo, che dite voi? Direi che è una buona idea. Oh, piango già, eh. Non troverò mai la tecnica per non piangere, ragazzi, quella non la troverò mai. Cucchiaio in bocca e straccio bagnato, non lo so, non lo so, non lo so. Non ci vedo più. Allora. Voilà. Vedete ragazzi come viene via facilmente? Veramente è un consiglio che vi do. Tagliarla a metà, guarda, voilà. Una cosa incredibile. Beh, TikTok serve anche a qualcosa. Non solo i social in generale. Allora, mi lavo la faccia un attimo che sto piangendo. Perfetto, vado. Allora, vediamo se riusciamo a rimuovere un po' il centro, tipo così si può fare. Oggi la ricetta è verdure ripiene di riso, scamorze e würstel al forno. Molto semplici. Per chiunque. Poi molto potete sbizzarrirvi quanto volete. Allora, scusate, vi bolle qua l'acqua, quindi posso mettere un goccio di sale e il riso. Bene, vado a buttare giù il riso. Perfetto, ciao Davide, buonasera. Allora, riusciamo a togliere questo pezzettino qua? Ce la facciamo? Allora, questo via. Questo qua ovviamente lo teniamo, ragazzi, che ci serve per il ripieno. Non buttiamo via niente. Allora, questo qui. Poi speriamo dopo che non si affloscino nell'acqua. Perfetto, allora ragazzi, abbiamo le nostre cipolle, ora taglio metà solo le zucchine e butto già dentro l'acqua. Quindi la vado a salare. Bene, buttiamo
buttiamo giù le nostre cipolle. Ciao Dani, ciao Nicolà. Perfetto. Le nostre zucchine le taglio solo a metà. Poi dopo toglieremo il ripieno. Ciao Vasco, buonasera. Stasera verdure ripiene al forno. Perfetto, e le sbollentiamo nell'acqua. Ok, ragazzi, intanto che il riso va e l'acqua... E là quando ci sono le verdure e le cipolle bolle, prepariamoci, diciamo, ci concentriamo di più sul ripieno. Allora, vi prometto non c'è bisogno di sbollentare, tanto al forno, se si vuole, si possono un po' sbruciacchiare, diciamo, in padella, ma noi non lo facciamo, perché non c'ho voglia, scusate, sono un po' stanco stasera. Quindi, facciamo il nostro ripieno che sarà composto da riso, cipolle, ripieno di zucchine e principalmente scamorza e würstel. Quindi noi principalmente facciamo così. Ciao Dano, buonasera. Ciao Gaiuz. Abbastanza un po' alla caso, tanto è il ripieno comunque. Perfetto, raga, ci siamo. Ovviamente come fai a non piangere anche qui. Chi c'è? Vediamo un po'. Bene, grazie. Grazie per il supporto. Tutti quanti. Ora ragazzi, che abbiamo fatto le nostre cipolle, come vedete sono qui, proprio per il soffritto. Mettiamo via i peperoni intanto, che qua ci vuole spazio. Il riso ragazzi, 7 minuti e ci siamo, eh. La mia intuizione. Ah, per i würstel invece li teniamo a cubetti piccolini. Laviamoli, li lavo sempre per precauzione. E poi li tagliamo in quattro, quindi così e così. Tipo a mo' di insalata di riso. Poi alla fine è simile all'insalata di riso, se ci pensate. Dopodiché questi andremo a passarli in padella con le cipolle. Controllo qualità. Secondo,
però passiamo anche alla scamorza. Perfetto, e visto, ci siamo. Ora tocca alla scamorza. Quindi, apriamo un altro pettino. Ciao Matte, buonasera. Bene, allora il riso sta bene, e anche le verdure. Allora ragazzi, ho saluto un po' di gente. Voilà, 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 voilà. Ora ci tocca a fare la scamorza. Allora, quindi, piattino, pulizia ragazzi, prima un po' di pulizia. Un pochino di pulizia ci vuole. Benissimo. Il piattino. Ok, qua. Intanto vi lascio qua le due condimenti. Vi faccio vedere. Scamorza. Un coltello un po' più affilato. Allora, affumicato ovviamente, controllo qualità. Buono. Anche questo a cubettini. Prima metà, poi in quattro e poi a cubetti. Vedere il riso e arrivo. Ok ragazzi, ci siamo quasi, eh? Ci siamo quasi. Perfetto, si sentono 2,75 euro di scamorza spesi, non c'è niente. Se vi faccio vedere quanta ne è venuta. Beh, può andare meglio, eh. Intanto, insieme a voi. Vi faccio un calicino di estate al limone, meglio la pesca ovviamente, però qua c'è solo il limone. Alla vostra, santé! Buono anche questo, dai.
Intanto, ragazzi, accendiamo il forno a 180 gradi circa statico. Perfetto, direi che possiamo togliere le nostre verdure che hanno sbollentato abbastanza. Le mettiamo su un piatto e alla volta. Allora, qua sono le verdure sbollentate, le zucchine, le cipolle. Prendiamo una bella teglia, ci mettiamo via il tagliere, diamo una pulita. Ci mettiamo la nostra bella teglia, un po' di carta da forno. Da forno, poi che facciamo? Allora, sul tagliere, adesso voi non vedrete, vi metto qui, tanto la teglia la mettiamo qua. Sul tagliere, ragazzi, prendiamo l'aggeggio che toglie il ripieno, che è questo qua, e ovviamente il ripieno non lo buttiamo, ci manca, e lo mettiamo insieme, il ripieno delle zucchine lo mettiamo insieme al ripieno delle verdure. Mettiamo sempre in un piattino. Gli spazi sono quelli che sono, ragazzi, mi dispiace. C'è un po' di casino. Gli spazi sono questi. Brucia, ovviamente, brucia tanto, quindi state attenti. Sono bagnati un po' le mani con l'acqua fredda. E dopodiché questa zucchina la mettiamo sulla teglia. Ah, brucia. Ciao Alex, buonasera. Stiamo preparando le verdure ripiene al forno. Voilà. Anzi, ci mettiamo un piccolo contenitore con dell'acqua fredda, così almeno pucciamo un po' le dita e riusciamo a togliere il ripieno delle zucchine, perché brucia veramente tanto. È uscito dalla pentola di 100 gradi. Io brucia. Controllo il riso e arrivo. Perfetto, ci siamo quasi, eh. Prendiamo le altre zucchine rimanenti. Mi state chiedendo, le cipolle dove sono? Un attimo. Prima faccio le zucchine e poi faccio le cipolle. Tanto le cipolle non c'è nulla da fare, solo che metterle sulla teglia.
Aio. Potrei usare delle pinze, sì, lo so, però. Ormai siamo alla fine. Allora, apriamo di sicuro due teglie, ragazzi, perché qua non ci basta. Ok, ci siamo, raga, perfetto. Tutto, secondo i piani. Ciao Musso, un minuto. Bella pulita. Bella pulita, bella pulita, bella pulita. E ora passiamo alle cipolle. Che non c'è nient'altro, vedete ragazzi, le ho messe così, queste non c'è nient'altro da metterle qua. Dopo le facciamo tutte. Quelle che sono venute un po' malino le mettiamo nel ripieno. Maluccio, malino. Bene, ragazzi, direi che ci siamo. Qua ce ne sta un'altra. Perfetto, grazie. Ok, il riso direi che è pronto qua, ormai cuoce da ben 20 minuti. Possiamo spegnere. Io l'ho fatto bollito, quindi adesso lo scolo. Lo scolo e lo strizziamo un po'. Scola pasta così a buchi, così non esce il riso. Bene ragazzi, eccolo qua, questo è il riso. Passiamo un attimo in padella solo le cipolle e i würstel. Allora, ragazzi, per non stare qua ad annoiarvi, venite con me. Ok, è da un po' che non venivate qua con me ai fornelli, ragazzi. Ah, questa pentola qui mettiamo un goccino d'olio. Un goccino, un pochino. Tanto il ripieno, quindi deve essere anche un po' unito, perché sennò si appiccica tutto e tutto. Non ti va giù nella gola. Bene. Vedendo che l'olio diventa caldo, io metto i peperoni nella teglia. Professoressa, buonasera. Stiamo preparando le verdure ripiene al forno di riso, scamorza e würstel, principalmente. Carta forno, direi che possiamo mettere già la cipolla, perché qua sento frigolare. Mettiamo già la cipolla. Bene, allora preparo già la carta forno nell'altra teglia.
Bene, intanto io. No, io un cavolo. Dopodiché il riso lo buttiamo qua dentro, così almeno. No, scherzavo, prendo una bella boule grossa. Questa qua, che devo mettere ancora l'uovo, il pan grattato. Da creare un po' una poltiglia. Quindi, rompo due uova e metto un po' di pan grattato. Vi metto qua vicino a voi così mi vedete. Bene, aggiungiamo i nostri würstel. Li lasciamoli belli crostare. Intanto sbatto le uova qui. In realtà, ragazzi, questa ricetta non l'ho mai fatta e mi sono sbizzarrito un po' su internet, ma non è che seguo passo passo la ricetta, ecco. Ciao Nicole, buonasera. Ecco, quindi è un po' un esperimento anche questo. Ma un po' tutte le mie ricette sono esperimenti, se ci pensate. Bene, uovo sbattuto. Possiamo mettere un pizzico di sale, un pizzico di pepe. Pizzico di sale. Buonasera a tutti ragazzi, buonasera. E possiamo andare giù con i nostri ripieni di zucchine qua. Anche un po' di cipolle e via. Ti ho salutato, Nicole, ti ho salutato. Certo che hai salutato la mia commi preferita. Qua ho pensato, ho detto, adesso guarda che mi rompe e mi dice che non l'ha salutata. Ti ho salutato, ti ho salutato. Bene, allora, mettiamo un goccio di brandy, tanto come sapete, io e Brandy sono fratelli. Voilà, una fiammettina veloce, leggera. Va bene. Ciao Nicole, buonasera, come stai? Tutto bene? Io sto bene, grazie. Bene. Intanto butto già il riso dentro qua. A posto. Ci buttiamo anche dentro una scamorza, oppure la scamorza la mettiamo un po' sopra.
Mettiamola un po' dentro e un po' sopra. Così fa una crosticina. Bene, direi che ci siamo, possiamo spegnere. E torniamo alla nostra postazione. Allora, vi ho messo dall'altra parte, raga, perché stavolta devo utilizzare il forno. Mettiamo sopra anche la scamorta, sì. Ah, con di pulizia qui, con il porcile. Mettiamo via le uova. Bene, ragazzi, allora prendo la bowl qua, ci mettiamo dentro il nostro ripieno e mescoliamo. Mescoliamo prima che la scamorza poi si sciolga tutta. Ci buttiamo un po' di pangrattato. Un'insalata di riso, ragazzi. Voilà. Allora, ci siamo quasi, eh? Mi è venuto un po' di ripieno, però questo si mangia anche così, è buono. C'è un po' di uovo pangrattato, ma lo metti un attimo al forno ed è a posto, di farmi un bel tortino. Un bel tortino. Allora, ragazzi, mettiamo un po' di ripieno, quindi, con un bel cucchiaio. Delle verdure. Allora, così, spero che vediate. Professoressa, buonasera, buonasera, stasera verdure ripiene al forno con scamorza, würstel e cipolla. Allora, quindi facciamo così, facciamo un po' il ripieno, compattiamo per bene. Dopo metteremo un goccio d'olio. Voilà, così. Scusate ragazzi, non abito da solo, quindi c'è un po' di casino. Ma finché non abito da solo non posso fare che quello che voglio. Che già mi lasciano fare abbastanza, perché fare le dirette è un po' una rottura di palle pure per loro. Ma per me no, mi diverto. Ma anche loro si divertono. Quindi facciamo così. Grazie professoressa, grazie. Non è vero però, non ho tanta potenzialità. Mi sono preparato. Cioè in realtà no, ho fatto un po' la cazzo di cane. Però lo mangio io alla fine, quindi chissà se sarà buono o no. Spero che vediate un pochino. Anzi, ve la metto così. Qui ci vedete. Giusto? Sì. La scamorza qua si sta già sciogliendo. Anche una bella fettina di prosciutto sopra ci andrebbe. Anche una bella fettina di prosciutto sopra che si crosta per bene ci andrebbe, ma non facciamo i grassoni, che poi io già con la pancia qua non facciamo troppo, come si dice, troppi golosi. Ecco, non facciamo troppi golosi. Voilà, poi ragazzi cosa avete da raccontarmi? Tutto bene oggi? Spero tutto bene. Dopo ragazzi, sapete una cosa? Ti è venuto in mente adesso?
detto di male? Che ho detto di male? Ho detto una parolaccia? Scusate, non volevo. Allora, ragazzi, facciamo il ripieno di peperoni e poi ci mettiamo un goccio di cumino, perché l'ho comprato a Bologna, questo cumino, e ci sta, sposa bene molto con queste verdure. Quindi fidatevi. Allora, dentro i peperoni sono molto meglio, ovviamente, ragazzi. Io vi consiglio assolutamente dentro i peperoni. Peperoni top, perché sono belli fondi, quindi ci sta bene tutto il ripieno, si può schiacciare per bene. Fatelo con i peperoni a casa, se volete farlo, seguendo anche la mia ricetta. Fatelo con i peperoni. Poi non sono pesanti, se sono poi cotti bene. Se sono crudi è un'altra cosa. Se sono cotti... Bene, l'ultimo di ripieno, come mi aspettavo, è avanzato, ma non importa. Guarda, adesso vi faccio vedere come fare un bel tortino, eh. Perfetto, ragazzi, ci siamo. Benissimo, ci mettiamo un po' di scamorza sopra. Fammi pure una domanda, Nicole, quello che vuoi. Mettiamo un pochino di due cubetti di scamorza sopra che si scioglie e forma la crosticina. Chiedimi pure quello che vuoi. Dove l'ho fatto fare? L'ho fatto fare online. L'ho fatto fare online, il sito adesso che non mi ricordo, però se cerchi biglietti da visita online ti viene subito fuori il sito, si chiama tipo Vista qualcosa, credo. Vista, inizia con la V. E 50 euro, 250 biglietti. Quindi è un affarone, cioè ci sta, cioè è un affarone, diciamo. Se hanno uno scopo, io non avevo un senso. Però perché non provarci? Bene, ragazzi. Sono belli cotti, belli cotti, sì, buonanotte, belli farciti. E ora, a parte qui vicino ai peperoni, ci mettiamo il ripieno avanzato. Lo mettiamo in forno con loro, tanto cuociono alla stessa temperatura, allo stesso tempo circa. Ce lo mettiamo un po' vicino e lo schiacciamo adesso. Tanto per non usare altre teglie. Oppure guarda, ce la facciamo stare anche qua. Forse i peperoni. Così con la teglia possiamo utilizzarla solo per il riso. Ok, due peperoni qua ci stanno. Gli altri due li mettiamo qua, non importa. Schiacciamo bene. Devo cercare di mandare la foto per sapere se è quello. Va bene, ok. Ciao Attila, vuoi farli anche te i biglietti? Nicole? Ah, per il vostro... Ho capito, per il vostro... Per il vostro siamo un'impresa, ho capito, capito, capito. Bravi, bella idea, grazie. Grazie per avermi... fatto partecipare. No, sto scherzando. Grazie per avermi dato... Non lo so, perché vi devo ringraziare, non lo so. Grazie... Grazie a voi, per tutto. Per la vostra esistenza. Ecco, così mi piace. Ah, ragazzi, la seguo la pagina, la seguo. Un goccino d'olio e via in forno. Perfetto, un goccio di cumino, mi stavo per dimenticare, ragazzi, il cumino. Questo qua è il cumino, ragazzi, questa polvere verde, che ha un odore buonissimo, e ci mettiamo un pelino sopra, poco poco, che è molto forte. Ricorda l'erba bruciata.
Ricorda il fieno, ricorda la paglia. Però è molto buona. Sì, va bene, seguo la vostra. Però se sto cumino non lo usiamo. Perfetto, possiamo andare in forno, raga, prima che mi si esploda sto forno che è acceso da 20 ore. Adesso vi ho capito perché la bella bolletta è così alta. Quindi, apriamo e mettiamoci dentro. Se ovviamente rimuoviamo la teglia sopra perché sennò mi cade tutto. Perfetto, questa sotto e questa sopra. Voilà! Ciao, ci vediamo dopo! Perfetto, raga! Per non stare qua a stressarvi troppo. Direi di chiudere già qua la live. Ovviamente farò le foto e le metterò sulle storie di Instagram, quindi mi raccomando, restate aggiornati. E ragazzi, vi auguro, che dire? Grazie per la partecipazione, grazie per essere stati con me. E ci vediamo nella prossima live, prossimamente, qua sul mio canale. Ciao ragazzi!